anche fare una comunicazione con il Consorzio Italia, però sono atteso alla comunicazione della Sede Nazionale di Aula, non come ci attendi. No, il volo sale alla 12:18, ma non c'è la traccia. Allora, una delle definizioni che sono state date recentemente, soprattutto in un contesto di sociologia della comunicazione, sociologia della comunicazione politica, del Movimento 5 Stelle è cyberpopulismo. Una definizione che a me non piace perché mette insieme due componenti, una che mette al centro la tecnologia come fattore determinante, l'altra che usa una categoria come quella del populismo, che ormai a mio parere è quasi totalmente svuotata di significato, cioè nel senso populismi sono quelli dei regimi bolivariani in America Latina, populismi sono molto, movimenti molto radicali di sinistra e movimenti molto radicali di destra, quindi è diventata una categoria che non ha una capacità di connotazione. In realtà, e soprattutto forclude la possibilità di analizzare un fenomeno che è estremamente complesso socio-economico e che io ho provato, questa è una sintesi di un lavoro, di un capitolo di un libro a cui sto lavorando, ad analizzare mettendo a confronto la traiettoria di 5 Stelle con quello di altri fenomeni politici che io considero analoghi dal punto di vista sia della composizione di classe sia dal punto di vista dei metodi organizzativi, delle pratiche organizzative. E qui faccio subito iniziare i capelli sui fanatici dei movimenti alternativi di altri paesi, assomiglia moltissimo a occupare lo stesso. È una cosa che appare assolutamente un paradosso dal punto di vista ideologico. Come nasce occupare lo stesso? Nasce dal disastro. Che a me piace molto poco, usiamo per semplificare la classe creativa americana, cioè nel fatto che la crisi negli Stati Uniti ha spaccato orizzontalmente fra un vertice che è stato portato nelle stanze di bottoni delle grandi dot-com, Google, Amazon, Microsoft, Meta e delle agenzie governative, e una base di massa che è stata ricacciata nel precariato, nella disoccupazione o addirittura sprofondata nell'interno del mercato del lavoro terziario dell'età. I dati oggi su dove vanno a lavorare, i lavoratori americani sono impressionanti. Vanno a lavorare se riescono a lavorare, da Walmart, dai parchi, cioè nelle catene dei ristoranti, cadono giù nella scala sociale. No? Il tutto dentro una dimensione che è resa ancora più tragica dal fatto che il debito studentesco sta raggiungendo livelli talmente terrificanti da minacciare una seconda crisi finanziaria provocata da dispositivi analoghi a quella della crisi provocata dalle case, dai subprime. Cioè perché questi debiti vengono cartolarizzati, vanno in circuito e ci sarà un altissimo rischio di default di questi debiti universitari. Tra parentesi, Obama sta lucrando cifre allucinanti con i prestiti dello Stato a questi studenti, che sono molto più alti del tasso di interesse. Un tasso di interesse caduto quasi a zero, ma tassi di interesse che si fanno dal 6 al 12%. E sono quasi tutti appartenenti agli strati sociali massimi, alle minoranze etniche. Cioè questa gente, pur sapendo che con grande difficoltà troverà un lavoro, è incitata comunque a fare un percorso universitario, perché l'Economist un anno fa scriveva sì, c'è un rischio mostruoso di default, però tenete conto che in ogni caso esistono più probabilità che voi troviate nel lavoro laureandovi che se fate soltanto la scuola di musica, in buona sostanza. Quindi uno strato di persone, diciamo così, incazzate, competenti, che hanno costruito la base sociale di occupare lo strato. Attenzione però, Occupy Wall Street ha avuto una grande, come dire, una grande accoglienza positiva anche dai media, anche dalle forze politiche sicuramente non radicali, perché ha questa immagine di movimento, tra virgolette, buono, no?
gandhiane, nessuna violenza politica, assolutamente politica corretta, democrazia appunto gestita attraverso la rete, ma anche sul territorio, con meccanismi a cui a nessuno vengono dati più di 2 o 3 minuti per parlare, no? Cioè, donne e uomini nella stessa quota, eccetera, eccetera. La lettura a sinistra radicale, diciamo la Lady Cup, di questo fenomeno è invece che questi rappresentano finalmente l'emergenza da un lato delle moltitudini, no? With 99%, con 1%, dall'altro di un'avanguardia dei lavoratori della conoscenza che possono assumere un ruolo egemonico in termini finanziari nei confronti di altri stati sociali. Allora, le ricerche empiriche che sono state fatte da due sociologi americani, si occupano di State di New York, smentiscono completamente questa composizione. Il movimento è composto da bianchi, maschi, provenienti da famiglie benestanti, ad alto livello, altissimo livello di scolarizzazione. Non è un'emergenza spontanea, diciamo, dal basso, come si chiede a presentare, ma è stato costruito ereditando, no? I quadri dei movimenti no global, anarchici, autonomi, Adbusters e altre componenti che hanno organizzato le prime manifestazioni sul modello della Campanas degli indignati spagnoli della primavera araba. Quindi c'è un impulso di una elite politicamente strutturata, anche se organizzata in modo orizzontale e non gerarchico. E l'idea del movimento di diventare un'istituzione, quella di assumere un ruolo egemonico, è totalmente fallita. In 2 anni abbiamo visto che c'è stato un fortissimo riflusso e dopo aver sparato a zero sulla Croce Rossa, cioè sui poveri sindacati americani, in cui abbiamo circa il 7% di iscritti a livello nazionale, hanno dovuto rivolgersi nel 1° maggio del 2011 ai sindacati americani per riuscire ancora a avere una presenza significativa sul territorio e nelle piazze. Non ho capito questo rapporto con i sindacati. I sindacati, no, all'inizio i sindacati, come dappertutto, da queste componenti sono stati considerati qualcuno con cui non aveva un rapporto. Poi a un certo punto, visto che c'era riflusso, invece ci ha ripensato sopra e ha cercato di coinvolgere. Primo maggio 2020. Veniamo a 5 Stelle. La composizione è paragonabile. All'inizio sì, con una componente particolare che di classe, della classe, di una classe che in Italia è tutta diversa, perché noi abbiamo un sistema produttivo che ha caratteristiche specifiche totalmente diverse, non abbiamo la New Economy, o abbiamo frammenti di New Economy, la New Economy pezzente, sempre stato il capitalismo italiano, e una classe creativa pezzente, cioè che numericamente è molto più bassa di quella americana e degli altri paesi occidentali, circa il 15% a fronte del 30%, la metà. E con una composizione professionale più arretrata, cioè andiamo a vedere chi sono, ci sono professioni più tradizionali all'interno di questo strato sociale. Però abbiamo gli stessi problemi, cioè altissimi tassi di disoccupazione giovanile, università che è peggio di quella americana, abbiamo il debito, però abbiamo un calo, abbiamo visto i dati di 58.000 iscritti in pochissimo tempo. Università italiane, e abbiamo delle politiche governative, ricordatevi le battute di Tremonti, che no, con la cultura e con la ricerca non si mangia, cioè ripensate al lavoro manuale, tornate a tenere conto del lavoro manuale, quindi un'accettazione di una divisione internazionale del lavoro in cui si pensa a forza lavoro per la Germania, per i paesi più avanzati tecnologicamente, più avanti sul piano della ricerca e dell'università, che passano pure per paesi, no? Siano pure messi in un ghetto pianificato. Quindi una carica di rabbia ancora maggiore. Questa carica di rabbia a un certo punto incontra, qui l'ha già descritto bene, di Orson, Grillo. Grillo, se dovessimo analizzare, della satira che ha detto tutto, non mi ripeto, ma se dovessimo analizzarlo con categorie granciane, propagandista che dice molte cose a forte persone, agitatore che dice poche a tante, è un agitatore perfetto. Chi tiene il diritto alla piazza e soprattutto usa un linguaggio aggressivo e politicamente incorretto, che è proprio quello che vogliono sentirsi dire queste masse di persone acculturate ma proletarizzate e incazzate pesantemente.
Questo è l'inizio, è la radice del movimento. A questo si aggiunge la formulazione di Grillo sulla teoria massima. Allora sapete che spezzava compiuto fino al giorno prima. E poi adotta questa religione della rete, io la definisco tale, in modo quasi naif, ingenuo. Questo, cioè, il misticismo di Internet è qualcosa che riportiamo dagli Stati Uniti come qualcosa di molto più sofisticato, che esprimeva le culture delle comunità di software open source, di Wikipedia, di queste comunità, come dire, di democrazia produttiva di base, come vedete, negli anni 90 all'inizio del nuovo millennio. Da noi questo viene assunto in termini molto ridicoli, cioè tenete presente che per qualcuno che come me si è occupato a lungo di tecnologie di comunicazione degli media, l'apparato comunicativo di Grillo è arcaico. Usa il blog come se fosse una TV broadcast, manda i suoi inviti, non c'è interazione, non c'è dialogo orizzontale, e la rete che è limitata, è vecchia come cupola, l'ha usata a Guardini nel 2004. Per la campagna elettorale. Serve bene al dibattito interno dei meetup locali, delle comunità locali, però non è una struttura flessibile e potente come i nuovi social network della rete 2.0. Quindi è un apparato arretrato. Tuttavia c'è questo elemento, questa enfasi sul potere democratizzante della rete, sul mito della rete, che passa proprio perché abbiamo una classe creativa arretrata di bocca buona, chiamiamo così, che si fa conquistare molto facilmente da questa somma dell'aggressività del linguaggio e della presentazione quasi escatologica di un medium di comunicazione. Poi però le cose progressivamente cambiano, perché man mano che questo movimento si sposta dall'online all'offline, sulle piazze, che ha ruolo a strati sociali differenti, ne cambia la natura, diminuisce progressivamente la difesa sulla rete, diventa meno importante, mentre resta importante le ipotesi sulla democrazia diretta, di base, partecipativa, eccetera, eccetera. E attenzione, perché si estende così tanto l'arco sociale? Ci sono molti e complicati motivi, ma uno dei motivi fondamentali è proprio la relativa arretratezza culturale di questa classe creativa, il fatto che ha professioni tradizionali, i miei eletti sono avvocati, ingegneri, giornalisti, cioè professioni abbastanza pochissimi, ingegneri sistematisti, un po' di uomini di marketing, eccetera, un po' di gente che sviluppa siti, ma fondamentalmente sono professioni abbastanza tradizionali, che non hanno fatto in tempo a costruire un'elita dotata di un linguaggio separatista come quello dei nerd americani, e quindi è ancora in grado di parlare alla gente comune il suo stesso linguaggio, di avere una comunicazione diretta. Non a caso mi ha fatto notare uno dei travasi è tra Lega e il Movimento 5 Stelle. Io, ahimè, sono stato il dirigente dei metalmeccanici all'inizio degli anni 70, ho avuto per anni il colpo al cuore di ritrovare i miei vecchi compagni di quadro di fabbrica che erano passati alla Lega direttamente dal PC e dalla FIOM, vedendola come una sorta di sindacato di territorio che suppliva il vuoto lasciato dai partiti che si erano ritirati dal territorio. E qui abbiamo qualcuno che arriva a assumere questa eredità con alcuni elementi molto simili, per esempio dal punto di vista del linguaggio. Ricordate come era l'aspetto rivoluzionario, fra virgolette, del primo boss, e quindi la sua carica energetica, forte, di comiziante. Grillo porta questo in una sofisticazione di un certo tipo culturale che gli sta risparmiando a Casaleggio e sulle tecnologie che vengono utilizzate. Tutto questo sembra abbastanza contraddittorio, diceva, ma com'è che un movimento con queste basi sociali e con questa cultura fortemente orizzontale verso la democrazia di base assume una forma così, con un culo, con una leadership così accentuata? Attenzione, questo è tipico di un paradosso, di una schizofrenia di questo tipo di movimenti, di questi stati sociali in tutto il mondo. Pensate, il paradigma della cooperazione sociale orizzontale spontanea, da Blast, il software open source, o il software libero, o Wikipedia, tutte queste comunità hanno dei tiranni benefici come Richard Stallman,
Linus Torvald, Ginny Wales, che decidono in ultima istanza tutto. Cioè c'è questa, no? Questa invece è una caratteristica della rete. Non è vero che nella rete è iscritto nell'architettura stessa della rete un principio di democrazia spontanea. La rete ha un aspetto contraddittorio, da un lato di allargare moltissimo la base all'interazione orizzontale e dall'altro dare spinte fortissime verso la verticalità. Il 90% dei contenuti prodotti in rete è prodotto dal 5% dell'utenza. Il blog non è un meccanismo di democrazia, ma un meccanismo di concentrazione formidabile della comunicazione che si presenta come un meccanismo di democratizzazione dei contenuti. C'è questa tensione fortissima, il che non vuol dire che la rete non possa essere usata come mobilitazione, o che abbiamo visto, no? Abbiamo visto con i spagnoli, con la primavera araba, cioè, è uno strumento formidabile, però non è di per sé, cioè, è anche un formidabile strumento di controllo, dall'alto verso il basso, di concentrazione del potere, soprattutto a livello economico. Abbiamo assistito con la mia economia al più forte processo di concentrazione monopolistica della storia, secoli di capitale, non hanno mai visto una cosa del genere. In 10 anni, 4 marchi dominano il 90% del mercato: Amazon, Facebook, Google e Apple. Stop. Gli altri possono solo campare come subfornitori. Tra l'altro, la stragrande maggioranza di questi ragazzi che non trovano più la di pochi. Si trovano la loro Google e si accanano la grande, con tutti i servizi interni che vengono applicati, sviluppano applicazioni per Facebook, per Android, per la piattaforma di Apple, a prezzi mostruosamente bassi, di sfruttamento miserabile, no? Che è l'equivalente occidentale degli operai cinesi che lavorano nella catena montata della Foxconn. Quindi, questa evoluzione che cosa determina? Il fatto che riescono ad avere un'attrazione verso altri strati sociali, alcuni dei grafici ce l'hanno mostrato, si sposta progressivamente da una parte quasi esclusivamente di sinistra, di iniziale, anche molto più trasversale, anche la composizione sociale cambia. E cambia la linea politica. Perché non è vero che non hanno un programma, giustamente chi mi ha preceduto ha detto che sono i contenuti. E sembrano rubati l'impero dai movimenti radicali dei 15-20 anni precedenti. No, reddito di cittadinanza, no, la notabile, taglio per gli spesi militari e per le proprie attitudini per rifinanziare l'università e la scuola. E via di questo genere. Quindi gli hanno rubato tutti i contenuti, diciamo, dal punto di vista della ripresa di programmi radicali di sinistra, però piano piano a questi contenuti se ne vengono aggiungendo altri che non li sostituiscono, perché è un aspetto interessante di 5 Stelle che considera sommatoria, in modo paratattico, somma le cose, allora anche i piccoli e medi industriali di generazione di imprese, allora attacco a testa bassa, spesso con toni qualunquistici ai dipendenti pubblici in generale, andando a toccare una corda su cui il popolo italiano non sarebbe sensibilissimo, insomma, sono tutti parassiti. Lo sentite nell'ufficio postale, ieri ero all'Indap per l'unificazione dei contributi, abbiamo sentito di ogni, no? Cioè una feroce ostilità e creazione nei confronti di intere categorie sociali che vengono identificate con le strutture per le quali lavorano, magari essendo sfruttatissimi e avendo una condizione di lavoro di vita di reddito molto, molto bassa. E quindi attrae queste altre componenti, che diventano attivi, e quindi deve anche fare legge le persone, deve controllare le persone che le legge, sposta un po' di insistono sempre di più su questa complessa né di destra né di sinistra. Quando fin dall'inizio, però diventa un leitmotiv ripetuto ossessivamente, mano a mano che si va avanti. C'è qualche slabratura ogni tanto sull'aspetto anche dell'immigrazione che comincia a entrare, cioè si barcamenano, e mentre si barcamenano aumenta continuamente poi il senso di discussione sul leader, perché tanto più diventa composito e contraddittorio alla base, tanto più ci vuole l'unico collante possibile, è la dittatura personale, tra virgolette, della vita.
Nazareno, ma quindi c'è questo processo che si instaura sempre di più. È passato più anche tra Nazareno. Hai ragione. Lasciamo perdere. Ero lì dentro, però gli aliari di riferimento era l'autonomia personale. Per i pianti. Sono sempre e però l'altro elemento interessante, che qui già l'aveva accennato, poi ho dovuto un po' precipitare alla fine dell'intervento, ma non c'era da affrontare questo aspetto, ma come le forme organizzative, una delle cose che impressionano anche la funzionalismo politico, l'introduzione di elementi, che si dice, non di delega, ma di responsabilità dell'eletto, di sua revocabilità. Guardate che impressionante, se ve li leggete uno per uno, sono i principi che Marx tratta parlando della Comune di Parigi. Sono i principi della Comune di Parigi, sono i principi del sogno prima che fossero fatti fuori dalla centralizzazione bolscevica, sono i principi dei consigli di operai, dei soldati tedeschi nel 1919, fatti fuori dai socialdemocratici. Che invece di fare la federazione sovietica dice l'assemblea nazionale e tanto sì. Ma questi esatto. Quindi questo è un altro fattore che ha avuto un'attrazione molto forte nei confronti della sinistra, dei militanti di base della sinistra. Ma questi non fanno chiacchiere, lo fanno, fanno davvero questa cosa qua. Si organizzano davvero secondo i moduli della democrazia diretta, partecipativa, eccetera, eccetera. Dopodiché però anche qui c'è una contraddizione enorme, perché nel momento in cui sono partiti, nel momento in cui prendono il 25% dei voti alle elezioni, nel momento in cui devono cominciare a mixare l'elemento di democrazia rappresentativa con l'elemento di democrazia diretta, arrivano i casini, scoppiano le contraddizioni, le tensioni interne, che vediamo ogni giorno. Diventerà sempre più difficile gestire questa parata. Allora dove vanno? Ma è un discorso abbastanza aperto. Secondo me è molto difficile capire qual è l'evoluzione. E molto dipende da come si giocherà la partita da sinistra. Cioè saremo capaci di sfruttare questo spazio di rottura che obiettivamente si è creato all'interno del sistema, dando un indirizzo diverso. Quindi assumendo alla lettera gli elementi di democrazia diretta, assumendo alla lettera gli elementi di contenuto radicale che sono presenti all'interno del movimento, cioè quindi cercando di recuperare sia le idee che i quadri che ci sono stati in qualche modo scippati da questa operazione, io dico molto per la nostra, per colpa nostra, per l'incapacità di rinnovarci e di prendere atto delle trasformazioni economiche, sociali, culturali che venivano maturando all'interno del corpo sociale. E boh, vedremo come va, perché se esplode questa cosa, io devo dire francamente, la cosa che mi auguro, e su questo chiudo, è che noi si sviluppi una lenta capacità di recupero, no? E che non ci sia invece il crollo da un momento all'altro. Sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Diogo, non sarà così, che non è che così come è arrivato a 25 domani torna a 2. Però se ci fosse il crollo, vedo delle sfide, dei rischi pesanti, perché magari non sarà avvalorato. Però attenzione che tutti gli elementi di crisi radicale, pensate dopo il 2000, in cui c'è una terribile diminuzione dei rapporti di forza delle classi subordinate nei confronti del potere, se non hanno uno sbocco progressivo in tempi relativamente brevi, hanno uno sbocco di destra.